Ciao ragazzi, vi sto postando questo video dall'aria cani, sempre in tenuta molto relax. E ho deciso di venire a piedi in aria cani, non lo facevo da un po', perché in realtà sono rimasta scottata dal troppo caldo, nel senso che qualche anno fa io e il mio compagno avevamo un bulldog inglese. Si chiamava Ettore. Siamo venuti in area cani, non qui nello specifico, ma nel retro. Magari dopo vi faccio una panoramica giusto per farvi capire in linea d'aria quanta strada c'è, cioè niente. Insomma, non era una giornata particolarmente soleggiata, diciamo che era una giornata così come oggi, non è che facesse tutto questo gran caldo, però purtroppo. Il cane si è sentito male, noi eravamo a piedi, il tempo di arrivare al veterinario, ovvero quattro isolati più in là, insomma, e purtroppo il cane non ce l'ha fatta, quindi memoria di questa cosa, ahimè, non sono quasi più venuta in area cani a piedi. Visto e considerato comunque che non ho fatto chissà quanto attività fisica di oggi, guardando un video di una ragazza che ha più canali, ma me lo posso anche dire, è Annalisa Superstar in realtà, la seguo in tutti i suoi canali, guardo qualche suo video e la trovo una persona particolarmente piacevole. Almeno per quanto riguarda il mio parere personale, e diciamo così, mi dà proprio uno spunto per diciamo quel di più per fare sempre un qualcosa di più. Mi spiego meglio. Diciamo che fondamentalmente. Al momento sono una persona grassa, non a livelli proprio di obesità, chissà quanto, però sono una persona cicciottella, anche fin troppo per quanto riguarda la mia altezza. Considerando che sono 1,5 m, direi che sono abbastanza cicciottella. E negli ultimi anni ho incominciato a diventare sempre più pigra. Vuoi per noia, vuoi per solitudine, vuoi per tanti X motivi che onestamente non ho riflettuto su questa cosa. Comunque, vuoi per X motivi, ho incominciato a mettere su chili anche perché a me piace mangiare e questa cosa penso che non me la toglierà mai nessuno. E quindi ho incominciato a ingrassare. Negli ultimi 2 anni circa, scusate se ogni tanto mi perdo lo sguardo, ma essendo in area cani controllo appunto che i miei cani facciano i bravi, mettiamola così, anche perché dopo vi farò una panoramica e vi farò vedere. Questa area cani qui che sto utilizzando in questo momento è una doppia area cani, quindi qualora arrivasse un altro cane, ovviamente chiudo la porticina e dimezzo l'area per dare posto anche agli altri. E dicevo, quindi negli ultimi anni ho conosciuto una persona, il nome ve lo posso anche dire, non è un problema, si chiama Filomena, e diciamo così mi ha, magari lei non lo sa, ma mi ha motivato e mi ha fatto appassionare di montagna, ma appassionare nel senso che mi piace il paesaggio della montagna, quindi il paesaggio boschivo. Il paesaggio rustico, anche perché, come vi ho già detto in un altro video, io appunto abito in una zona di campagna, quindi fondamentalmente qui per fortuna, sì, direi per fortuna, non ci sono palazzoni megagalattici, non c'è tantissimo cemento e asfalto, ecco, mettiamolo così. Niente, quindi che dire. Ho incominciato per caso in realtà a guardare questi video di
di Annalisa Superstar, dove ho trovato il mio spunto motivazionale e ho cominciato a regolarmi nel mangiare. In realtà non sono ancora andata da un medico, però ascoltando alcuni suoi video mi sono resa conto che fondamentalmente dice un sacco di verità. Quindi, tra la mia amica Filomena, che appunto mi spinge a fare queste passeggiate, e tra questi video di Annalisa Superstar, diciamo che ho iniziato un po' di tempo fa a fare attività fisica abbastanza regolare e a modificare sostanzialmente la quantità di cibo che io ingerivo. A volte mi capita ancora di scofanarmi questo mondo e quell'altro, e attenzione, però diciamo che tendo, sono più attenta, ecco, sono più attenta a quello che mangio. Poi, ragazzi, cioè, Ferragosto mi sono scofanata questo mondo e quell'altro, voglio dire, ok. Però negli altri giorni cerco di fare più attenzione, o comunque se mangio un qualcosa che mi piace particolarmente e so che è un qualcosa di particolarmente pesante, grasso, piuttosto che, cerco di limitarlo. E, morale della favola, che io sono partita da un peso iniziale di quasi 80 kg, considerate che io sono 1,5 m di altezza, quindi ero bella rotonda, in realtà lo sono ancora, ma il mio, come dire, il mio, sì, dai, la mia motivazione è proprio questa, che al momento sono arrivata a pesare 69 kg. Nell'arco del tempo, in realtà, mi sono resa conto che non ho fatto tutta questa grande fatica, o meglio, mi è pesato tantissimo perché camminare in montagna, fare sudare tantissimo e quant'altro è pesante, quindi inizialmente non avendo più una muscolatura sviluppata, perché comunque non facendo più attività fisica è ovvio che il muscolo lo perdi, avendo una muscolatura ormai floscia, partiamo, sì, floscia, chiaramente ho fatto veramente tanta fatica. Non mi sono quasi mai pesata in realtà in questo periodo, perché in realtà se io guardo la bilancia mi sembra di rimanere sempre lo stesso. Se io la guardo periodicamente, quindi costante, non mi rendo conto effettivamente di quanto io stia perdendo peso. Perciò preferisco guardarla veramente una tantum, proprio penso che l'avrò controllata 3 volte da quando ho iniziato a fare un po' più di attività fisica, piuttosto che, e quindi mi sono pesata oggi per casa, addirittura vestita, addirittura non appena alzata, ma poco fa, vi sto parlando di un qualcosa che è successo veramente un'oretta fa all'incirca, e mi sono resa conto che da quasi 80 kg a oggi ne peso 69. 69 e 2 per esattezza, però per me è un buon traguardo. In realtà, visivamente non mi sembra di essere dimagrita tutto questo gran. In realtà, la bilancia parla e vi assicuro che funziona. In realtà, sta succedendo questo: che tra il caldo, tra il bere più del solito e quant'altro, ho perso massa grassa e sto cominciando a mettere su ovviamente massa muscolare. Quindi, con questo non vi dico che io amo le salite in montagna, perché no, proprio no. Però, mi piace fare queste passeggiate molto easy. Queste passeggiate easy, fortunatamente qui in questa zona le posso fare quando e come voglio, perché appunto abitando in una zona di campagna, diciamo che per maggioranza c'è verde, fortunatamente ho la possibilità di poter fare queste passeggiate veramente easy, che non sono in realtà
lunghe. Inizialmente diciamo che ci sono delle strade che, pur essendo in piano, facevo una fatica immane veramente a fare questa strada. Poi in realtà è a passo veramente lento, un'ora e mezza di andata e un'ora e mezza di ritorno. Una strada tutta pianeggiante, direi, tutta pianeggiante, però scusate un secondo. Frank, vieni. Dicevo, questa strada. Vieni, Ciccio, fatti vedere, vieni su. Ciao, bello, vieni, amore. Vieni. Vieni su anche te, sì. Oh, la mia chicchetta. Eccoli qua, così. Ah, vi salutano anche loro. Sì, basta, baci. Sì, basta, bacio. Dicevo, quindi, in realtà non mi sono resa. Ciao, Cicciotto. Vai a divertirti, vai, vai. In realtà, quindi, avendo questa possibilità di fare queste passeggiate, appunto, se inizialmente facevo veramente fatica anche solo a camminare in una strada praticamente tutta pianeggiante, adesso diciamo che me la cavo di più. Nelle salite prolungate continuo a fare una fatica pazzesca, per carità. E poi in realtà il giorno, non tanto sull'immediato, ma il giorno dopo, ho un male terribile, ragazzi, un male terribile, non potete immaginare. Però a volte queste, io le chiamo sfacchinate, queste sfacchinate le faccio perché comunque mi serve per dare quello sprint in più a me personalmente e poi anche per quanto riguarda i miei muscoli. Se si abituano a camminare solo in piano, alla prima salita che io farò, sicuramente sarò lì che. Quindi, onde evitare questa cosa qui, ogni tanto adesso sto diminuendo in realtà, ogni tanto comincio ad andare nelle stradine un po' più impestatine, che poi sono impestatine per me in realtà. E niente, che dirvi. Guardate, io in realtà non ho mai risposto, commentato piuttosto che a questi video di Annalisa Superstar, perché non sono una persona, come dire, non ama scrivere moltissimo, però posso dirvi questo, che ascoltandola mi ha dato veramente quell'input in più. Non so perché in realtà, perché lei è molto, come dire, è molto sincera in quello che dice, in quello che fa e tutto quanto, anche nelle movenze, insomma, è proprio lei, si vede che è una persona molto, molto trasparente, ecco, mettiamolo così. E quindi ascoltando alcuni suoi video. Poi in realtà, ripeto, seguo tre suoi canali, quindi parla degli argomenti più disparati, dalla casa a diete piuttosto che. Ma dieta, attenzione, lei ha detto una più e più volte in più e più video, il fatto che comunque bisogna andare da un medico per fare la dieta. È vero, verissimo, però che dire, io al momento ancora non ci sono andata, però posso in questo video, magari non lo leggerò mai, chi lo sa, ma in questo video mi piacerebbe comunque ringraziarla perché mi ha dato veramente uno spunto, quella marcia in più da dire ok, si può fare, proviamo. E questo si può fare, proviamo, ragazzi, credetemi, sta portando i suoi risultati. Inizialmente dicevo, mi che palle, devo mangiare meno, questo non lo posso mangiare, questo è meglio di no perché so che mi fa male, questo so che è grasso, quindi, però io ho fame, fame. Quando lei dice, parla di dieta, in realtà
Che cos'è che mi ha spinto a seguirla? Il fatto che lei fosse partita da un peso importante e sia arrivata a essere quella che lei è oggi. E vedere una persona, io ho guardato anche dei suoi video più vecchi, insomma, e mi sono resa conto che lei, anche solo nel viso, perché in realtà per maggioranza ho osservato il suo viso, mi sono resa conto che anche lei nel tempo è cambiata tantissimo. E soprattutto si vede già solo sul, come dire, già solo in viso si vede che prima era più paffutella e adesso è giusta. Quindi con un viso ben delineato piuttosto che. Vi dirò, ragazzi. Magari, non lo so, però mi ha dato quell'input in più da dire proviamo. In realtà vi dico, non sto facendo grandi cose, semplicemente controllo ciò che mangio. Poi, ripeto, a Ferragosto mi sono scofanata a questo mondo e quell'altro, ma è un giorno, non è la mia quotidianità. Perché se io tornassi a mangiare in questo modo in quotidianità, sicuramente ma li riprenderei a una velocità impressionante questi chili. Siccome ho fatto veramente fatica a perdere questi chili, ora che mi sono pesata, mi sono resa conto che partendo da un peso di quasi 80 e sono già a 69, quindi un po' di chili li ho persi. Non sono tantissimi, ma li ho persi. Come dire, ho questa cosa di cazzo, non li devo riprendere. Ecco questo. E quindi niente, questo era un video. Oh, vi avevo promesso che vi facevo una panoramica, quindi adesso prendo la fotocamera, cerchiamo di girarla in qualche modo. Oh mamma, non riesco a girarla, quindi come si fa? Bella questa cosa, molto divertente. Che non posso girare la fotocamera. Fantastico, non importa. Ve la faccio vedere comunque. Allora, se voi guardate, questa è l'aria cani. Alberello. Che, ahimè. Aspetta che ve lo faccio vedere. Ok, forse si vede. Sembra un po' secchino, poveretto, in effetti. Questo è il posto dove vi stavo parlando prima, infatti vedete tutte le mie cose buttate lì tranquillamente. Questo è l'altro pezzo che vi dicevo, l'aria cani doppia, perché in realtà sono tre, però questa dove sono io in questo momento ha questa porta qui. Questa, non so se la vedete. Ok, quella lì. Ok, questa porta qui che chiusa diventa una. E aperta ho la possibilità di far spaziare i cani in due aree cani. Che dire, ragazzi? Ah, ecco, vi avevo promesso che vi facevo vedere appunto dove avevo avuto questa fisima, questa disgrazia del cane che appunto poi alla fine mi è morto. Se guardate, la direzione è pressappoco laggiù. Adesso da qua non si vede granché, però lì dove c'è questo, scusate, questo palo qui, oltre, lì una volta c'era la vecchia area cani, che appunto purtroppo ho perso un cane. Magari sarà stato, non lo so, doveva andare così, ragazzi, mettiamola sotto questo punto di vista. Comunque, io sono arrivata, adesso vi faccio vedere, da quella strada laggiù. Se voi vedete quella fila di case, ecco, io arrivo da questa strada, questa qua che vedete, non so se si vede, magari un pezzettino qui, ecco, questa strada qui che è tutta dritta, in realtà è quella che porta poi verso un altro paesino, insomma, ecco. E niente, quindi mi sono fatta
Mamma mia, mi stava cadendo il telefono, ragazzi, mamma mia. Ci manca solo che spacco il telefono così ho finito di fare i video. E, dicevo, oddio, ho messo il telefono storto, perché per me quello è storto. Oh, fantastico. Bene, ora ci siamo. Dicevo, e quindi niente, mi sono fatta questa passeggiata, ora me la farò anche al ritorno perché prima o poi dovrò tornare a casa. E quindi niente, posso considerare questa giornata che non ho fatto grandissimo movimento, ma comunque ecco, la mia attività fisica l'ho fatta. Poi se pensiamo anche al fatto che facendo i lavori in casa, anche in quel caso comunque bruci calorie, direi che per oggi me la sono cavata. Niente ragazzi, che devi, per il momento è tutto. Magari non lo leggeranno mai, chi lo sa. Comunque, grazie alla mia amica Filomena che insomma, a furia di dai, 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 portiamo i cani e facciamo una passeggiata e dai, non ti preoccupare, non si fa fatica. Poi, in realtà, mi sono fatto un culo pazzesco, ma non importa. Insomma, mi sono state. Mi è stata d'aiuto per appunto fare qualche passo in più e poi a Annalisa Superstar che con i suoi video mi ha dato una motivazione in più. Questo è quanto, ragazzi, per il momento vi saluto e al prossimo video. Ciao!